Ciao a tutti appassionati dell'hockey su ghiaccio, bentornati sul mio canale. Oggi, come potete vedere nella home page, sempre dei videogame NHL 20, ci sono dei premi ogni giorno, come potete vedere dal calendario, che è ovviamente dell'avvento. Regalano un pacchetto con una carta collezionabile argento, e se ne vengono collezionate, come guardiamo adesso dai set che scadono ad oggi 13 giorni, se ne vengono raccolti all'incirca, ecco, 14, abbiamo un giocatore evento di dicembre, che è la Winter National, quindi un giocatore di una nazionale a random, dipende poi da quanto sarà di overall, non si riesce a capire perché ancora non sono riuscito a prenderlo, me ne mancano solo più due, ne ho collezionati 12 fino adesso. Poi se invece se ne collezionano 20, però sulle sfide per quanto riguarda quelle settimanali, si avrà un giocatore da 86 di overall, e da 86 di overall lo si vede in basso a sinistra quello che si ha in premio, un prime pack e un collezionabile d'oro, che lo si può spendere in questo caso su questa sezione qua, eccola qua, dove se si ha un collezionabile d'oro si ha un giocatore sempre dello stesso tema del Winter National, però si ha la probabilità del 33%. Io ne ho già usato uno e mi è arrivato un giocatore di un overall da 73, e quindi non è di quella serie il regalo. Vediamo poi quando collezionerò quelli se riuscirò a prenderne qualcuno, dipende anche dall'overall che mi verrà, che era attribuito. Allora, vi faccio vedere poi uno spacchettamento per quanto riguarda i premi della scorsa settimana per gli HOT Squad Battles, dove sono riuscito ad arrivare alla sezione Elite 2, che guardando il ranking, l'Elite 2, eccolo qua, dà come premio un, lo vedete sulla destra a fianco al trofeo, due mega pack e due premium pack, più 15.000 monete d'oro e anche una divisa a tema settimanale. Ogni settimana eSports nel videogame NHL contatta delle persone. La settimana scorsa una persona a caso era Snoop Dogg, che ha creato la sua squadra ideale, e nello squad battle si sfida la squadra ideale del, diciamo, VIP in questione, con la difficoltà che uno preferisce. Ad esempio, questa settimana ho sfidato questi due, penso che siano finlandesi, Jake e Linde, saranno due artisti che magari trattano, ovviamente, penso, occhi su ghiaccio, penso che siano caduti a caso, non ho fatto ricerche in merito, perdonatevi, perché in Finlandia non, a parte pochi stereotipi, non conosco nulla. E le ho affrontate nella difficoltà semi pro, che è la difficoltà poco sotto la media, e ho vinto 10-10-1, anche perché mi è già capitato che se li sfido nella modalità più elevata, quindi con una maggiore difficoltà, appunto, se si perde la partita non si ha la possibilità di rigiocarla. La cosa brutta è quella, non si può appunto rigiocare la sfida per tentare almeno una seconda volta. Quello che accade invece contro le squadre che si rinnovano ogni 24 ore, ogni 12 ore nel weekend, dove si può affrontare una volta e pagando 500 monete li si può riaffrontare una seconda volta, quindi se si è perso si può avere una seconda possibilità per fare più punti possibili e quindi salire di ranking. Mi è capitato due volte, ho perso e ho preso pochissimi punti, non ho potuto rigiocarla una seconda volta. Allora, sono riuscito ad arrivare all'Elite 2, la settimana prima ancora sono riuscito ad arrivare all'Elite 1, quindi
ancora più elevato, quindi ho un pacchetto in più. Il problema è che spacchettando il tutto ho trovato, massimo di overall ho trovato 4-5 giocatori con 83. Quindi veramente sono fatto un mazzo un pochettino più alto, ma come ricompensa un bel niente. Comunque, a parte quello, vi faccio vedere piuttosto una sfida che hanno, delle sfide che hanno introdotto per questa settimana. Siamo a 3 settimane, quindi ne hanno aggiunte altre 5. Allora, questa è una difficoltà abbastanza alta, quindi medio alta. All Star, bisogna vincere la partita, fare almeno 10 tiri in porta e una percentuale di passaggio sopra il 65%. Andiamo a giocare contro la Lettonia. Dobbiamo vincere la partita, fare 10 tiri e avere una percentuale di passaggio sopra il 65%. La mia squadra, ecco, la divisa italiana, l'ho chiamata Italia Domia, abbastanza accattivante e patriottico. Sfidiamo la Lettonia, l'overall è molto basso, però hanno messo una difficoltà All-Star che è una sotto, un gradino sotto la Superstar che è la più alta. Se prendo tutte e tre ho 1000 monete e un pacchetto premium pack, dove penso ci siano 5 articoli tra cui qualche giocatore. Ok, all'ingaggio. Ok, anche se questi sembreranno come un overall dei pivelli, ma questa difficoltà danno un pochettino più del filo da torcere. Quindi siamo indietro, siamo sulla blu, tiro dalla blu, intercettato dal portiere. I portieri fanno cagare quando si incontrano queste squadre con un overall basso. Il problema è che quando sono sempre sopra l'All Star li fanno diventare tutti fenomeni. Ma io dico, se il giocatore è scarso, che puoi mettere la difficoltà più alta, scarso è, scarso deve rimanere, non è che devi per forza farlo diventare più bravo di quello che è. Questa è la mia supposizione, poi se per voi è anche la stessa, dite, ma fammelo sapere nei commenti. Ok, facciamo una carica come tattica difensiva. Come potete vedere, si iniziano a fare il giro disco qua. Un consiglio è scegliervi un giocatore da pressarlo voi manualmente, lo pressate manualmente, così chi è il possessore del disco è automaticamente obbligato a passargliela e il 60% delle volte sbagliano. Il portiere ha bloccato il disco, si riparte da un ingaggio in zona offensiva. Ma per gli ingaggi si utilizza la leva a destra, si utilizza la leva a destra, lo si mette su un lato o dall'altro per poi fare un movimento rotatorio orario o antiorario verso il basso, scegliete voi, nel tempo corretto. Solo che quando aumenta la difficoltà, purtroppo aumenta la probabilità di sbagliare. Allora, dischetto per Bazar, passiamo verso Kessler, ma era in ritardo e quindi mi viene intercettato. Devo cercare almeno di fare 10 tiri e... porca miseria, guarda lì che cazzo riescono a fare. Pam, una bella carica, sto merda. E dai. Ok. Ok. L'altro che mi prepara l'impossibile. C'ho una squadra da 85 di overall che in realtà serve più alto perché ho messo il secondo portiere più basso per abbassare l'overall di squadra per un motivo molto semplice che poi andrò a spiegare. Niente, intercettato. Allora, premendo il tasto sulla destra, come vedere, compare una finestrina dove si può scegliere, sempre con le frecce a destra e a sinistra, la pressione, quindi l'aggressività della squadra. Poi col tasto R1 in zona offensiva si sceglie la tattica e con un altro tasto che adesso non mi ricordo si sceglie anche la fase difensiva.
Io in fase offensiva, ecco che riappare, ho fase offensiva un 2-3 come schema, e in fase difensiva con il tasto L1 1-4, quindi un attaccante e 4 che stanno dietro. Ingaggio, centrocampo, fammi passare, entriamo nel terzo. Vorrei provare a girare dietro la porta, ma in difficoltà lo star, qualcosa non te lo permette. Oh, tiro dalla blu e c'è il gol, finalmente. Oh, che miseria. Che fatica, una squadra di merda che mette di pressione. Segnato gli occhi aro. Questa è una carta particolare perché la si è scelta praticamente a ottobre, che inizia con un overall, è iniziato con un overall di 83, e in base se un giocatore di movimento è un portiere, se nella vita reale fa un gol aumenta di un punto di overall. Se invece è un portiere, in base alla vittoria della propria squadra, con lui titolare, allora aumenta un punto di overall e così via. È arrivato un difensore, non sono l'unico ad avercelo, al momento è a livello 86 perché ha fatto 3 gol in stagione, quindi man mano che si va avanti, se segnerà ancora mi aumenterà di overall. Era una bella campagna, però dipende che giocatore si è ricevuto. Ah, una bella carica lì, gli è volato anche il casco, sto merda. È chiaro, passa per Matthews. Ok, un'altra tattica, andare così, rientrare e cercare di tirare nel primo palo, però se i difensori ti vengono incontro, ti fanno una carica, ti lanciano a terra. Va, come in questo caso. Ok, para Vasilevskiy. Di nuovo Yokiharu. Adesso mi è diventato abbastanza veloce. Tiro nel secondo palo. Intercettato e mi prendo là. Oh, deficiente. Allora, ingaggiato la rissa. Si utilizza la leva a destra, però con combo spingono molto, quindi te merda, bastardo. Oh, vaffanculo. Vedi questa salacca, pezzo di merda. Niente. Cazzo di combo quando ti becca, c'è sempre modo di passarla. Vediamo se la ingaggio di nuovo. Meglio vendicare. Perché quando stai vicino al portiere e schiacci due volte triangolo. No, schiaccio ancora due volte triangolo, ma non ingaggio nessuna rissa. Magari provo dopo. Bam, nel secondo palo. Fuori. Fuori. Balaustra. Giro attorno alla porta. E utilizza il gambale per pararla. Un altro modo per ingaggiare la rissa è quando si blocca, quando si tira, quando il gioco è fermo. Lì si fanno proprio incazzare i difensori avversari che caricano già. Come in questo caso. Rientro. Ok. Vado in fuori gioco. No. Niente fuori gioco. Allora, ecco un'altra tattica, utilizzare il tasto R1 per allungare la stecca e cercare di intercettare. Pegati sta trambata. Per intercettare il disco. Sia tenendolo premuto in fase difensiva vicino all'avversario. Nessuna rissa, riesco a creare. È possibile. Provato anche Ovechkin. Allora, provo ad entrare in fuori gioco. Bam! Vai, vieni dentro, bastardo, che mica ti carico. Basta, più, pegati questo, strozzo. Pezzo di merda. Guarda. Ovviamente lo tengo a distanza schiacciando il tasto R2. Però anche lui farà lo stesso. Bam. Sto bastardo, colpo da con l'uppercut. Ancora, hai rotti i coglioni. Cazzo di merda la schivata. Niente, non riesco a batterlo. Non riesco proprio a batterlo. Se si vince la rissa, si rigenera la salute di squadra per tutte e quattro le linee offensive.
Their guy comes on the losing end of this bout. Ne ricarico una, provo una terza volta, intanto sono sul 1-0. Ok, vedete? Ho cercato di intercettarlo per un po', sono riuscito a tenerlo, cerco di evitargli il passaggio. Suka. And there's the wrap up cue for period number 2. 1-0 is where we sit, setting up what should be. Veniamo per l'ultimo periodo. Vediamo se riesco ad ingaggiare un'altra rissa. E chiaro, io voglio vincere uno. Niente da fare. Ok, andiamo a fare un altro tiro perché ne devo fare 10. Il vecchio non della carica, questa merda. Allora, vedete? Col taster 1 ho allungato la stecca in modo da intercettargli il disco e non permettergli di tirare. Niente, ho riprovato a tirare, nessuno ha ingaggiato la rissa. Proviamo adesso, ci sono tante volte il triangolo, niente rissa. Passaggio al centro per Matthews, faccio andare il fuorigioco, io entro, rotti il coglione. Facciamo più volte il triangolo, niente rissa. Facciamo tante volte il triangolo, niente, voglio vincere una cazzo di rissa, non ci riesco. Ok, ci allarghiamo un po'. Questo bastardo. Siamo basso. Un'altra tattica, sempre contro Com, visto che loro segnano sempre tramite rimbalzo, è tirare in basso laterale, in modo che il portiere è costretto a respingerla. Come cazzo è che è entrato sto disco? Ok, avete visto, è stato vicino e ha intercettato il disco. Siamo di qua, di lato. Mi ha dato una penalità. Allora, giriamo attorno alla porta. Vediamo se riusciamo a farlo. Ok, giriamo un po' il disco. Facciamolo un po' girare, sta merda. Ok, così. Nell'angolino. Intercettato. Penalità. Penalità per. Vediamo. Per sgambetto. Trippi. Quanti tiri ho fatto? Ah, 14, boh. Allora, la sfida l'ho già presa. Così, fine partita, mi faccio gli spacchettamenti. Ok. Ok, tirato basso, hai visto? Sfrutto, cerco di sfruttare il rimbalzo per trovare la porta sguarnita, solo che in due casi me l'hanno intercettata. Certo, non funziona sempre, però spesso si riesce a trovare uno spiraglio. Vedete, la respinge di lato, se si ha un attaccante nelle vicinanze. Tiro dalla blu. Ma dimmi te se il mio attaccante deve intercettarla. Ancora che gli voglio. Ok, lasciano il portiere, quindi porta sguarnita, sfruttiamo questa situazione a mio vantaggio, entrano il terzo, va, gol è citato. E vieni Martin con la divisa italiana, magari. Vieni Maki con un overall di 85. Perché ho avuto la grafica? Vieni alla grafica. Allora. Niente, niente rissa, ragazzi, non sono riuscito a vincere una rissa oggi. Che cazzo di lettere. Tu hai vinto tutte le rissa. Facciamo la partita. I lettere a casa. Monitore per 2-0, non è facilissimo. Però in modalità All-Star è troppo difficile. Non è che è troppo difficile, è che chiudono molti spazi, ovviamente. E si trova molta difficoltà a passare. Ok. Quindi adesso mi darà le mie 1000 monete e il premium pack, mi pare. Sì, premium pack. Ok, con giocatori non trattabili.
qua ci sono gli obiettivi con le pietre miliari. I tiri ne ho fatti 19. 19 tiri. Sto portiere, non so quanto ha di overall, sarà una cosa bassissima, non viene scritto, però mi ha parato 19, mi ha parato 18 tiri. Vabbè, usciamo dalla partita e andiamo ad aprirci. Volevo aprire con voi i pacchetti che ho avuto in che ho riscattato per essere incazzato nella modalità Squad Battles la scorsa settimana nella classe Elite 2. La settimana prima ancora mi sono piazzato come Elite 1, quindi ancora più alto. Eccola qua, vedete, Elite 2. L'anno scorso, la settimana scorsa mi sono piazzato come Elite 1, ho avuto 6 pacchetti e ho trovato massimo 5 giocatori. 5 giocatori di overall 83. Che merda. Allora, più altri pacchetti che ho fatto con i vari set che si possono completare con i giocatori oro, argento, dir si voglia. Entrate nella sezione set, una volta che potete scegliere schiacciate il tasto, la levetta con L3. Mettiamo un autofill, ma non ho nessun giocatore argento disponibile. Andiamo nella sezione oro, vediamo se mi sono rimasti ancora di giocatori oro. Autofill, sì, ok, butto un po' di giocatori da 82 che onestamente me ne faccio ben poco. Schiaccio il tasto triangolo per completare il set e così spacchettiamo un po'. Allora, ho 11 pacchetti da aprire. Allora, premio 2 gold, quelli sono con i set che ho appena compilato con 8 giocatori oro e ne ricevo 2 che possono essere sopra l'80. Altri premium, premium pack. Ah, ok, questo qua piccolino. Allora, facciamo così. Apriamo. Premium pack piccolino. E trovo. Recupero da infortunio. Giocatore d'oro da 79. Argento. Una divisa. Classe bronzo. Giocatore oro 74. Argento. Contratto 10 partite. Divise. Stile bronzo e una esultanza. Va bene. L3 manda tutti nella mia collezione. Poi questi qua, premium 2 gold player pack, li apro dopo. Facciamo subito il mega pack, che sono 30 articoli di cui 15 giocatori oro, 4 sopra l'80, per sopra l'80 di overall. Vabbè, vediamo che cacchio viene fuori. Oro 75, oro 77, oro 78, oro 78, bandiera polacca, divisa argento, player della settimana, giocatore della settimana, però con un valore da 80. Minchia, che schifo. Una volta ho trovato Matthews da 90, una sola volta. Poi per il resto, spacchetti, spacchetti, ma non arriva. Se arriva un giocatore è tanto. Ah beh, qua si ha Rick Stoll da 81. Allora la storia cambia. Entra da 65, 74, 750 monete. Una divisa. Un altro giocatore da 81. 75. Divisa argento. Oh, attenzione. Finalmente, quando registro, un giocatore serie prime time, Alexander Radulov. Avete visto, non appena è uscito la carta si è colorato di viola, quindi vuol dire che siamo sopra l'86-87. È stato arrivato finalmente un 90. Vediamo col tasto R3 che abilità, accelerazione, velocità 96, accuratezza di tiro in slap shot 88, non è tantissimo, però rispetto alla squadra che ho, no, mica male. Tiro di polso, accuratezza 90, dai, non è male. È un'ala destra, dai, molto veloce, abbastanza preciso, di Dallas Stars. Alexander Radulov, finalmente, oh, è arrivato qualcosa.
Boh, e sicuramente non verrà più nient'altro. Fidatevi negli altri pacchetti, sennò c'ho. Sennò, a meno che non abbia una botta di culo. Giocatore di bronzo. Contratto 10 partite. Oleksiak 78 e 79. Boh, l'unico che si salva qua è questo qua. Da 90, è vero. Meno male. Rinforzo un po' la squadra. La squadretta. Poi passiamo al premium player spec. 10 articoli, cui tutti i giocatori oro. E due soli giocatori almeno in percentuale sopra l'80 di overall. Wow, fantastico. Allora, giocatore 76, giocatore da 81, Jeff Skinner, giocatore da 74, giocatore da 76, giocatore da 78, 76. Mark Stone è apparso quel simbolino blu con due carte bianche, vuol dire che è un doppione. Non me ne faccio niente. Non posso neanche venderlo perché viene valutato una miseria. Niente da fare. L3, mando tutti nella mia collezione. Così per completare più set, così più set completo. E arrivano delle carte icone in regalo come premio. Apriamo di nuovo un player pack premium. Scusate la tosse, ma questo periodo. Ecco, vedete, Yukiharu. Di base è da 76, in quella occasione particolare mi è arrivato da 83 e man mano sta crescendo in base se fa gol. Poi giocatore da 81, ragazzi, wow. Questo qui è velocissimo come difensore, però il giocatore base è da 80. Alex Tak alla destra, ma da 81 verrà scartato. Chabot dei Senators, difensore da 82, non è veloce, preferisco difensori veloci. Sì, certo, l'abilità nel tiro conta, però preferisco che siano molto molto veloci. Manda tutto nella mia collezione. Apriamo un altro premium player spec. Vediamo che viene fuori. Kyle Turris 81, 76, 74, 75, 79, 77, 82, 80, Marlowe, Lehner e 79, niente. Questo pacchetto anche qua, ne merita, mazza. Cosa vi dicevo? Che ti dà? Secondo me sembra tarato apposta. Con un po' di spacchettamenti a settimana hai un solo giocatore che può superare l'85 se va bene. La scorsa settimana con 6 pacchetti di questo genere non mi è arrivato niente. Tutta roba che ho dovuto scartare. Tu pensa chi li compra? Quanti soldi regala all'Electronic Arts? Allora, ho tratto 10 partite. Maglia da numero di maglia 48, ho trovato 67 argento. Alex Tanev dei Penguins, dei Winnipeg Jets mi pare, l'anno scorso, pare di sì. Comunque andiamo avanti. 78, 77, 79, 80, 81, me ne faccio una merita mazza, 67, divisa. Anze Kopitar, doppione, 83, ah. Vabbè, 85 John Tavares, appena ho visto Viola mi sono acceso. Il problema è che questo non so se lo farò giocare titolare perché è lento. Come vedete, accelerazione, acceleration e speed 85, molto basso. Sì, ha una buona percentuale, una buona accuratezza nei tiri, ma non è veloce, non me ne faccio niente. Vabbè, vedrò se riuscirò a venderlo. A accumulare qualche moneta, pazienza. Peccato, quando ho visto Viola mi ero preso bene. 75, 74, l'avviso dei Kings, numero 90, 94, Landeskog, anche questo lento, 79, l'avviso di Colorado, Lorito. Divisa di bronzo, giocatore da 72, niente, l'unico che si salva qua, beh, ho ricevuto due giocatori sopra l'85, è fantastico, avete visto
con 5 pacchetti. Due giocatori che ne vale la pena. Vabbè, mando tutti nella mia collezione. E adesso ci apriamo questi qua. Sì, vediamo se anche da qua viene fuori qualcosa. Una volta ho trovato Crosby su dei pacchetti del genere, con un overall di 87, quindi giocatore base. Quindi non in edizione speciale. Qua invece, carica capobianco, Ilya Kovalchuk, da 81. Anche tu fai parte dei set, verrai scartato. Poi, giocatore da 80, 76, che cazzo. E mandiamo anche questo in collezione. Gli ultimi due pacchetti. Tra 78 e qua. Ah, un 82. Prime, sempre serie prime time. Veloce abbastanza, 92, però è basso di tiro. Penso di avere gente migliore. Vabbè, andiamo in collezione. Ultimo pacchetto. 78 e 81, niente. Quindi abbiamo solo trovato, pare, Ragulov dei Dallas Stars. Ok, allora vediamo subito se lo riesco a mettere titolare. Era, mi pare, un centro che però prova a farlo giocare come ala destra. Era abbastanza veloce, tirava abbastanza forte. Lo metto al posto di Mark Scheifele. Scheifele, ok. No, che applica contra... No, no, fermi tutti. No, sostituisci. Substitute. Eccolo qua. Eccolo qua, alla destra. Beh, 95-89. Non c'è proprio paragone, via. Sostituiamo. Mettiamo in linea 3. Qua c'ho Phil. Lo spostiamo in seconda linea. E Phil passa in terza. Eccolo qua, questa è la icona, Acuity Icons. Sostanzialmente quest'anno non danno le icone finendo come si chiamano? Le pietre miliari, ma danno delle carte icona. Dopo accumulato un tot di carte icona si può prendere a scelta tra 4-5 scelte un giocatore icona. E io ho preso Gale Fleur dei Montreal Canadiens. Allora, se avete dei consigli, se ci avete già giocato e volete darmi qualche consiglio su questi giocatori, se posso metterli in linee diverse, fatemelo sapere anche voi nei commenti. Quel giocatore che avevo da 85, mi pare che era un centro, però con Malkin qua mi sa che era vero difficile. No, niente, non mi serve il giocatore da 85, niente, proverò a venderlo. Ecco qua in difesa, prima linea Yoki Haju e Alle Frati, poi Justin Falk, Romagnosi in seconda linea. E Gostisbehere a sinistra e a destra Pienaar. Io cerco sempre di invertire il tiro. Se uno tira con la mano sinistra, lo metto a destra e viceversa, perché così quando si fanno i tiri dalla linea blu si riesce ad angolare diversamente. Poi un altro consiglio che vi do: se volete giocare con un'abilità che potrebbe essere a vostro comodo, come primo portiere mettete il più forte che avete, ma come secondo portiere mettete il più scarso che avete, così abbassa l'overall di squadra e almeno quando fate le partite online non vi abbina dei giocatori che sono molto molto più bravi, ma più che altro con una squadra molto più forte di overall. Ok, usciamo, salviamo il tutto, la formazione. Ok, cos'altro volevo farvi vedere? Sì, era più che altro erano... Ok, sì, questi sono quei due finlandesi che hanno scelto la squadra da sfidare nell'HT Squad Battles. E qua sono i giocatori che si possono trovare compilando i set, quindi ultimando le sfide contro il COM. Bene, per questo video è tutto, spero che vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto mettete pure like, condividete, se volete farlo iscrivetevi al canale, tanto è gratuito.
E ci vediamo alla prossima. Ciao!